tutti uniti nel far del bene. E questo è lo spirito dell'iniziativa del quadrangolare volley della Befana, organizzato dall'Associazione Genitori di Sant'Orso, Avis, Vespa Club e Proloco di Fano. L'evento benefico, giunto alla sua 8ª edizione, si svolgerà sabato prossimo al Palazzetto dello Sport Allende, a partire dalle ore 20:30. Quest'anno il ricavato dell'evento sarà interamente devoluto all'Associazione Onfalos Autismo e Famiglie di Fano, punto di riferimento importante per il sostegno a tutti coloro affetti da varie problematiche legate a questo tipo di disabilità. 4 invece le squadre che per l'occasione scenderanno in campo. Quest'anno apriamo con l'Aurora Ginnastica Ritmica, che ci farà un bellissimo spettacolo d'ingresso, e a seguire poi tutta la sequenza delle partite, delle sfide delle 4 squadre particolari, che ricordiamo sono la squadra dei politici, dei parroci, dei giornalisti e media partners, e poi la squadra unita della Proloco, Avis e Croce Rossa. Poi quest'anno vedremo chi vincerà, sono 2 anni che vincono i preti e speriamo, non per cattiveria, che vinca qualcun altro, insomma. Durante la serata inoltre saranno presenti momenti di intrattenimento e animazioni per i più piccoli con le simpatiche Befane del Vespa Club, oltre a spettacoli ed esibizioni di danza. Ad arricchire la manifestazione ci sarà anche una canzone composta dal cantautore Denis Casarsa in ricordo dell'attore Filippo Tranquilli, recentemente scomparso e tra i protagonisti in passato della manifestazione. Fondamentale infine il tema della sicurezza e dell'assistenza sanitaria, in quanto ogni anno la Croce Rossa sarà presente all'evento. Come tutti gli eventi sportivi, noi siamo presenti quando ci chiamano, in questo siamo presenti in modo particolare e veramente contenti di esserci. Già da vari anni noi abbiamo partecipato anche con la squadra. Da quest'anno mettiamo 2 giocatori insieme alla squadra della Proloco e poi diamo il nostro supporto dal punto di vista di assistenza sanitaria. Ci sarà una squadra completa con l'ambulanza, sperando che non debba servire e che ci godiamo tutti quanti lo spettacolo. Gli altri ragazzi, ossia il gruppo giovani del comitato, invece seguirà quella che è la vendita per la raccolta fondi, ossia i biglietti per i premi che verranno poi alla fine sorteggiati.